Ciao dolcezze, oggi un make up tutorial per voi stile anni 50. È un look che io adoro, mi piace tantissimo e sono contenta di avervi fatto il tutorial. Poi vi avevo postato quest'estate una foto su Facebook con questo look e vi è piaciuto tantissimo e quindi ho pensato di fare il video. Quindi se siete curiosi di vedere come ho creato il make up, seguite il tutorial. Un bacio, ciao! Al primo passaggio applico il primer di Sephora su tutte e due le palpebre. Ora con questo pennellino della Essence vado ad applicare sulla palpebra mobile questo color nude e successivamente questo color. Ora utilizzando questo pennellino a penna sempre di Essence vado ad applicare nell'angolo dell'occhio questo color marrone sfumandolo benissimo. Mentre sotto l'arcata sopraccigliare applico questo bianco. Ora applico l'eyeliner e userò questo qui della Essence Liquid Ink. Utilizzo un pennello angolato, applico il marrone che ho usato prima, insieme all'attaccatura delle ciglia inferiori. Mentre nella parte interna dell'occhio andrò ad utilizzare una matita bianca, questa qui dalla Pupa, la numero 20. Il mascara e utilizzo l'Ultratech della Kiko. Mentre sulle labbra ho applicato il classico rossetto rosso, ho utilizzato il Mille Baci di Nuba, una tinta per labbra, la numero 7. Purtroppo non ho registrato la parte in cui mettevo il rossetto, perché la memoria era piena, io ero lì a mettermi il rossetto tranquilla e non stava registrando. Il scovolino è fatto così, è molto comodo e mi ci trovo veramente bene. Io ho le labbra molto sottili, quindi ho dovuto praticamente ingrandirlo un pochettino e con questo qui è stato molto molto semplice. Voi comunque se avete le labbra sottili come me lo potete fare tranquillamente con la matita e poi applicate il rossetto. Nulla dolcezze, questo è il look finito, spero vi piaccia, a me piace tantissimo, è un trucco che faccio spesso e poi non so, lo vedo adatto a me, mi piace tantissimo questo stile e sono contenta di avervi fatto il tutorial. Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, come sempre in un commentino fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video, ciao!